Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone. Sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti ragazzi, belle e brutte e miei iscritti più di tutti. Bentornati su GIOVISPO. Io sono GIOVISPO e questo è un nuovo episodio di Compravendita. Prima di iniziare volevo dirvi di passare dal canale demografico. Troverete il link qui sotto in descrizione oppure il collegamento con un'annotazione qui in alto a destra, fa anche lui video di foot e dunque passateci e iscrivetevi se vi va. Dunque, volevo dirvi che compravendita ne sto facendo, non proprio a livello industriale, però compravendita. Ho scoperto un metodo che già si sapeva, però voglio riportarlo in maniera più chiara, ed è quello dell'andamento di mercato. Ovvero, ho notato che la mattina i prezzi sono un po' altini. Quindi, ora non è ancora iniziata la scuola, quindi potete approfittare per fare qualche credituccio se vi va. Potete farlo anche su Foot 15, naturalmente. Notato che la mattina i prezzi sono più alti, l'ho notato con il cambio di ruolo COCCC. La mattina era 4.000, 4.100, 3.009, invece il pomeriggio si trovava a 3.005. Infatti ho provato a fare questo metodo e il pomeriggio, in sera, ho acquistato circa 4 carte di COCCC a 3.000 crediti. Ne ho prese poche per non rischiare, però ho scoperto che il giorno dopo o due giorni dopo l'ho rivenduto a 4.100, facendoci un guadagno superiore ai 500 crediti. Quindi davvero una cosa davvero ottima, ho detto troppe volte davvero, vabbè. Quindi voi che fate? Puntate un cambio ruolo che non abbia un prezzo minimo di 200, ma che abbia almeno 1.000, un minimo di 1.000 compra ora, o anche di meno. Basta che abbia un minimo di 300, minimo 300, proprio minimo, così lo potete prendere all'asta 150 e rivenderlo a 300. Lo prendete verso la sera di pomeriggio e non lo rivendete in quel momento, oppure se lo prendete in quel momento fate sì che lo prendete in maniera tale da poterci guadagnare voi stessi, ovvero in quel momento il pomeriggio sta a 3.500, voi lo prendete a 3.000, anche se lo rivendete in quel momento ci guadagnate lo stesso. Però se voi sta a 3.500 in quel momento, lo rivendete, lo prendete a 3.003, non è tanto conveniente, anzi forse ci andrete anche a perdere. Quindi il mio consiglio è, per esempio, sta a 3.500, lo prendete a 3.000, non lo rivendete in quel momento, lo vendete il giorno dopo, la mattina. Naturalmente controllate sempre quanto è il valore minimo, però dovrebbe alzarsi, almeno l'ho provato io, ha funzionato, ho fatto 1.000 crediti, cioè lordi a carta, con 4.000 crediti per 3x5, 4x5, 20, ho fatto 3.500 crediti solo con 4 carte, figuratevi, se io ne avessi presi 40 di carte, che ho la lista trasferimenti che arriva fino ad 80, se ne avessi presi 40 di carte, dovete fare 3.800 per 10, 38.000 crediti, così, senza far niente. Io, il mio consiglio, se lo volete fare, fatelo. Oppure, se volete seguire la compravendita normale, compra e vendi subito, comprate ad un prezzo, guadagnandoci almeno 300, come nel caso di COCCC, io ci guadagno minimo 300. E il guadagno minimo, bisogna sempre prefissarsi un guadagno minimo. Voi volete, per esempio, prendere un giocatore, no? Sta 800.000 crediti. Fissatevi un guadagno minimo, ovvero 100.000 crediti, ve lo fissate questo guadagno e andate a prendere le carte sempre pensando a questo guadagno. Potete sforare fino a 9.500, ma non dovete superare un guadagno che vi siete prefissati, se no non avrebbe senso fare la compravendita. Se dovete fare compravendita per guadagnare 50 crediti, non fatela. Questo è il mio consiglio, non fatela, perché vi fate una partita che dura 20 minuti, ci guadagnate 400 crediti. Se voi vendete, se voi fate compravendita a carta guadagnando 50 crediti, dovreste acquistare e vendere 80 carte. 5x8, 8 carte. Dovete vendere 8 carte, però per farne 5.000 dovrete vendere 80. 50.000, 800. Non conviene tanto. Dunque, se volete fare compravendita, fatela in maniera sensata e... naturalmente, il video finisce qui, se volete iscrivervi al canale iscrivetevi, qui è GIOVISPO, vi saluto, vi ringrazio, vi invito a mettere un bel pollice all'insù se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima!